MOIGE, Movimento Italiano Genitori, ha organizzato al Senato il convegno Venduti ai minori, la complicità dei venditori nelle cattive abitudini dei nostri figli. Presentata a Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica, l'indagine portata avanti dal Movimento Italiano Genitori. I dati sono sconcertanti. Quasi totale disponibilità di alcolici, tabacco e gioco d'azzardo. Là dove c'è la legge c'è, deve essere fatta rispettare, perché sappiamo che nella maggioranza dei casi non viene richiesta l'età ai nostri ragazzi e viene continuato a somministrare per esempio alcolici anche quando sono in stato di ubriachezza o droga, alcol e quant'altro. E quindi innanzitutto chiediamo questo rispetto, chiediamo che le istituzioni ci aiutino in questo. E d'altro canto chiediamo anche che magari là dove il divieto non c'è venga finalmente messo, perché comunque nel caso dei videogiochi sappiamo il danno che fanno ai minori alcuni videogiochi che hanno un contenuto di violenza pesantissimo, di volgarità, di azioni assolutamente diseducative, e sappiamo che purtroppo invece i ragazzi quasi per una sfida, no? Se hanno 14 anni sono ben contenti di essere capaci di utilizzare un videogioco da più 18, perché si sentono grandi, purtroppo li utilizzano senza il controllo di alcuno, lo possono comprare anche senza che i genitori lo sappiano, perché il rivenditore non ha nessun obbligo di legge. Quali possono essere le soluzioni per rimediare a tutto questo? Le soluzioni devono arrivare da più fronti. Da noi genitori, innanzitutto, in prima linea, parlare sempre con i ragazzi di tutti gli effetti negativi di queste sostanze, spiegargli, cioè fargli capire che il divieto è per il loro bene e per la loro salute, non perché non vogliamo che si divertano o passino la loro adolescenza spensieratamente. E ancora da parte di noi genitori denunciare quando vediamo che certi divieti non vengono rispettati. Da parte delle istituzioni ci aspettiamo che vengano messe in atto delle azioni per verificare che i divieti vengano rispettati, quindi controllare chi si comporta male e in qualche maniera venga anche sanzionato e punito severamente, perché il danno che fa è gravissimo. Pub, discoteche e bar sono il principale accesso all'alcol dei nostri figli, mentre il 65% dei rivenditori non ha controllato la loro età. Gravissimo il dato che segnala che quasi la metà dei venditori di alcolici continua a somministrare alcol nonostante lo stato di ubriacatura del minorenne. Obiettivo della ricerca è stato quello di conoscere il fenomeno della vendita da parte degli adulti ai minori dei prodotti vietati dalla legge, come alcol, tabacco, cannabis, giochi d'azzardo, pornografia e autoregolamentati come i videogiochi 18+. Prodotti vietati, prodotti inadatti per i minori è un tema che in FIEPET Confesercenti discutiamo da tanto tempo, anche perché noi siamo diciamo, i diretti interessati, coloro i quali hanno poi un contatto diretto con il minore, rappresentando il mondo del pubblico esercizio. Siamo convinti che dobbiamo impegnarci tutti sulla comunicazione e sul capire bene come relazionarsi con il minore per far capire l'entità dei danni che ci possono essere nell'utilizzo di prodotti inadatti e vietati, ma soprattutto bisogna anche capire che, oltre a formare l'esercente, il pubblico esercizio, è fondamentale che ci sia un coinvolgimento da parte anche delle famiglie, perché poi dopo è lì il cuore pulsante dove c'è l'educazione per il minore. Quindi noi come federazione siamo assolutamente disponibili per sviluppare e per mettere in piedi dei corsi di formazione che non siano solo indicati e specializzati per l'esercente, ma anche per il mondo delle famiglie, perché un esercente formato e un genitore formato grazie al contatto diretto che hanno con il minore possono fare veramente la differenza. È giusto far sapere alla gente effettivamente come stanno le cose, perché purtroppo nel nostro mondo, e parlo di tutto il nostro mondo, dai giochi all'alcolismo, insomma, a volte la gente parla e non sa neanche quello che dice, quindi è giusto che ci siano questi incontri ed è giusto che la gente sappia, quindi sono incontri importanti. E per quanto riguarda, ho visto e ho sentito con molta attenzione anche il direttore generale Affinita per quanto riguardava il discorso delle distanze, no? Che ormai non è l'unico che sentiamo con piacere, che dice che effettivamente le distanze non servono a nulla. L'ha detto l'Istituto Superiore della Sanità, l'ha detto l'Eurispes, l'avete detto, l'ha detto il MOIGE, l'hanno detto le procure della Repubblica, quindi spero, ecco, come in questi casi,
chi magari legifera e chi legifera voglia ancora rendersi conto che per quanto riguarda il settore degli apparecchi di intrattenimento le distanze non servono a nulla, che il problema sicuramente non si risolve ma solamente lo si sposta in altri luoghi magari incontrollabili e dove manca il gioco legale, questo l'abbiamo sempre verificato, subentra il gioco illegale che lo gestisce non l'operatore che sta da 50 anni alla luce del sole, ma lo gestiscono la criminalità organizzata. Noi molte di queste cose le sappiamo, anche mettere insieme i sei temi tutti sfigati tra di loro, è già contraddetto la promessa di prima, è un esercizio che possiamo fare anche come autorità, come studiosi, ma quello che mancava era di mettere i vicini. È stato geniale l'idea di invitare i rappresentanti dei produttori dei vini, dei tabaccai, degli esercenti. Questo è un gesto intelligente perché si rivolge agli altri spingendoli ad assumere le responsabilità, quindi senza costringerli ma persuadendoli. Quello che è successo oggi è stato un processo di persuasione reciproca della gravità dei problemi dell'educazione dei minori di oggi. Se non ci sbrighiamo a prendere atto che il cambiamento mette la scuola in grande difficoltà, perché la sposta verso la polvere del passato, mentre deve essere competitiva sui nuovi linguaggi, è evidente che la denuncia delle dipendenze e degli aspetti critici che la comunicazione regala al cambiamento diventa una denuncia quasi retorica. Oggi abbiamo fatto una denuncia che ha con sé il passo successivo. L'indagine del MOIGE apre a uno squarcio molto ampio e decisamente preoccupante ed evidenzia la necessità di agire con urgenza per la tutela dei minori, rilanciando anche il tema dei controlli. Occorrono interventi normativi più stringenti verso chi compie atti così miserabili verso un minore. Onestamente dico che a che punto è il governo? Forse la domanda andrebbe fatta agli esponenti del governo. Come presidente della Commissione Infanzia posso dirle però che utilizzerò tutti gli strumenti che la Commissione ha a disposizione per fare un po'. Così, per essere un po' la spina nel fianco del governo, nei prossimi mesi non ci saranno misure per la tutela dei minori. Cosa può fare la politica? La politica può fare tantissimo, perché laddove non arriva il primo nucleo educativo, che è la famiglia, e laddove non dovesse arrivare anche il secondo nucleo educativo, che è la scuola, quindi la scuola è un altro attore importantissimo di questo processo, perché è un attore protagonista, direi, no? E nella prevenzione e nel controllo. Però la politica può aiutare, coadiuvandosi appunto con questi due nuclei educativi, nel dare degli strumenti legislativi, nel dare delle misure concrete. Sono dati molto gravi e preoccupanti che fanno emergere un grande pericolo per la tutela dei nostri figli. Occorre ripensare e ridefinire il sistema di sanzioni, controlli e formazione. L'impegno a proteggere i minori non può essere confinato solo in famiglia, ma riguarda tutti coloro che producono tali prodotti nocivi ai minori, che devono attivarsi fattivamente per garantire che non vadano a finire nelle mani dei nostri figli.